Anti-Europa, l'impero europeo dell'America, è il titolo descrittivo e forse un po' fuorviante allo stesso tempo del numero di limes che trovate attualmente in edicola. Anti-Europa non sta per euroscetticismo, come va un po' di moda dire oggi, cioè non è un numero contro l'Europa, è un numero sull'Europa ma che tenta di spiegare la stessa, cioè il processo di integrazione europea e la sua evoluzione storica e anche le sue contingenze attuali, in un modo un po', controintuitivo, cioè in un modo che non ricalca le narrazioni e le spiegazioni che normalmente vengono date, dell'Europa, soprattutto dalle forze politiche che, poi, ogni 5 anni concorrono per conquistare per l'appunto il voto degli elettori. Per l'unico organismo dell'Unione Europea che è eletto a suffragio universale diretto, qual è per l'appunto il Parlamento, come tutti noi sappiamo, essendo cronaca delle ultime ore, degli ultimi giorni. Perché anti-Europa e perché l'impero europeo dell'America? Perché la spiegazione che l'IMES dà delle ragioni storico-geopolitiche e anche poi delle coordinate geostrategiche del processo di integrazione europea è una spiegazione che ha in parte a che fare con i paesi europei, la volontà delle loro elite e soprattutto delle loro popolazioni, e molto più con invece la volontà delle potenze che, soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, insistevano, strategicamente parlando, sul continente europeo e di questo concorrevano in larghissima misura a determinare le sorti. Per quanto riguarda quella parte d'Europa che ha dato vita per l'appunto al processo di integrazione europea, si tratta soprattutto degli Stati Uniti, ovviamente. I 6 membri fondatori delle prime comunità europee sono tutti paesi che rientravano nella cosiddetta sfera di influenza americana. Allora, il punto qual è? Il punto è, in sintesi, che l'Europa nasce soprattutto per volontà di attori esterni all'Europa stessa, in particolar modo gli Stati Uniti, che avevano al tempo e per certi aspetti hanno ancora la necessità di avere un'Europa, e questa è un po' la concezione ideale che gli Stati Uniti hanno dell'Europa, in questo caso non più solo occidentale, ma anche orientale, dopo che nel 2004 c'è stata l'ondata di ingresso dei nuovi paesi nell'ex Patto di Varsavia. In quella che poi con Maastricht è diventata l'Unione Europea, gli Stati Uniti, dicevo, hanno questa concezione ideale dell'Europa: avere un'Europa fondamentalmente pacificata, quindi socio-economicamente prospera e quindi politicamente stabile, che sia conseguentemente filoamericana, dico conseguentemente perché le radici storiche di questa prosperità sono per l'appunto non solo e non tanto nel piano Marshall, ma fondamentalmente nel fatto che gli Stati Uniti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale hanno garantito all'Europa la difesa militare, consentendo quindi ai paesi europei di incanalare i proventi del miracolo economico nella costruzione del loro benessere, quindi stati sociali, ma anche apparati infrastrutturali e quant'altro, ma al contempo un'Europa che non vede emergere al proprio interno un egemone incontrastato, che in questo caso fondamentalmente sarebbe la Germania, che possa in qualche modo, non dico ridiventare nuovamente un nemico degli Stati Uniti in termini militari, ma, come dire, usare l'Europa per raggiungere una statura mondiale tale da poter poi in qualche modo contestare la leadership americana e l'influenza americana nell'ambito europeo. Questo perché l'Europa, sebbene sia sicuramente una parte di mondo piccola, demograficamente ma anche geograficamente, sicuramente insignificante o quasi nelle sue articolazioni nazionali, che rimangono comunque ancora oggi di fatto il tratto prevalente rispetto alle ipotesi di federazione europea, che ancora di fatto non hanno visto la luce, forse non vedranno la luce per una serie di ragioni che sono spiegate nel numero. E quindi, pur essendo l'Europa fondamentalmente, o almeno apparentemente, una parte di mondo residuale rispetto agli altri grandi attori o aggregati, diciamo, che si contendono in questo momento la leadership mondiale, Cina, Stati Uniti, ma per certi aspetti anche Russia, l'Europa resta di fatto una parte di mondo che su cui è indispensabile esercitare una forma di influenza,
se si vuole contare per l'appunto nel mondo. E questo perché l'Europa è una parte del mondo che continua a produrre influenza, in termini, diciamo, vari, sicuramente culturali, ma anche economici, industriali. Insomma, è una parte di mondo troppo debole ormai, anche se ci fossero i cosiddetti Stati Uniti d'Europa, probabilmente, troppo debole per poter competere con gli altri grandi poli di potenza, gli Stati Uniti, ma anche in prospettiva la Cina, ma per esempio una forza militare molto maggiore rispetto a quella che probabilmente l'Europa potrebbe avere anche se, diciamo, raggiungesse un livello di federazione maggiore di adesso. Tutte le ultime rivoluzioni tecnologiche, internet e tutto ciò che ha a che fare anche prima con l'informatica non sono nate in Europa, sono nate altrove. La leadership tecnologica delle reti di ultima generazione e anche, diciamo, dell'intelligenza artificiale e dell'evoluzione di questa rivoluzione è una competizione, diciamo, che si svolge altrove, non in Europa, però l'Europa resta comunque, diciamo, un elemento non solo geograficamente, ma anche geostrategicamente rilevante ai fini dell'acquisizione di influenza. Ed è per questo che, di questo che il numero dà ampiamente conto sotto vari aspetti, in Europa in questo momento continua a svolgersi una competizione tra gli Stati Uniti e le potenze emergenti o riemergenti, in particolar modo la Cina e la Russia, per l'influenza. Lo vediamo sotto il profilo tecnologico, lo vediamo sotto il profilo, per esempio, energetico, quindi il gasdotto Nord Stream che lega la Germania e la Russia con grande scorno degli Stati Uniti, e lo vediamo sotto vari aspetti. Di questo quindi dà conto questo volume di Ines, cioè del fatto che l'Europa resta una, come dire, una pedina, tra virgolette, ambita, le cui caratteristiche interne le precludono al momento e forse le precluderanno, se non per sempre, per ancora molti anni o decenni a venire, la piena federazione, perché questo vorrebbe dire fare dell'Europa una nazione, e chiaramente in un ambito culturalmente così variegato come l'Europa, questo vorrebbe dire un atto di imperio da parte di un soggetto federatore che forse non dovremmo nemmeno augurarci troppo, anche perché sappiamo come questi atti di imperio in Europa storicamente si sono sempre, come dire, esercitati ed esplicitati, ma perché anche non c'è in questo momento un soggetto nazionale o comunque cultural geopolitico all'interno dell'Europa che voglia assumersi l'onore, ma anche l'onere, diciamo, di esercitare una qualche forma di coercizione, addirittura di violenza sul resto d'Europa per federarla veramente. Ma allo stesso tempo resta sufficientemente ambita, sufficientemente appetibile per essere oggetto per l'appunto delle geopolitiche altrui. Questo non ci rende irrilevanti, ci rende rilevanti, ma ci rende in qualche modo rilevanti in modo forse più passivo, cioè ci rende oggetto per l'appunto di mire altrui, di quanto forse noi non vogliamo ammettere, anche perché l'Europa è fatta di ex imperi. Penso alla Francia, al Regno Unito, che ancora in parte forse considerano se stessi tali o ambirebbero a considerarsi tali. Questo però non vuol dire nemmeno che noi si debba, in Europa, giocare necessariamente in difesa. Essere, come dire, desiderabili vuol dire anche poter conseguentemente tentare di orientare o di quantomeno chiedere a chi ci dall'esterno tenta di influenzarci delle contropartite per la nostra, in qualche modo, acquiescenza. E questo vale soprattutto rispetto agli Stati Uniti, che rimangono per l'appunto l'attore militarmente, ma direi geostrategicamente, geopoliticamente principale per l'appunto in Europa. E quindi in Limes, in questo volume di Limes, trovate queste circostanze, questa argomentazione, sviscerata poi sotto vari punti di vista e da vari punti di vista. Tedesco, francese, inglese, ovviamente italiano, e in vari ambiti, economico, tecnologico, ovviamente militare, come normalmente tentiamo di fare quando affrontiamo per l'appunto tematiche, diciamo, vaste e soprattutto che riguardano non singoli paesi, ma in questo caso regioni, come per l'appunto l'Europa, su cui poi in qualche modo insistono influenze e competizioni mire
di potenze esterne, come in questo caso, ripeto, soprattutto Stati Uniti, Russia e Cina, che sono i tre poli di potenza che in questo momento a vario titolo si contendono l'influenza in Europa e che quindi fanno dell'Europa ancora, se non certo più il centro del mondo, come è stato ancora fino a tutta la prima metà del Novecento, una parte di mondo comunque importante anche in ottiche extraeuropee.